Quest'anno campagna olearia molto abbondante e di ottima qualità. Un'annata storica, però troppa fretta nel macinare per la scarsità di riserve di olio nell'anno precedente. A quanto stai il can? Ma siamo intorno al 16%, le rese iniziano a salire, c'è chi fa anche il 20%, il 22%, insomma. Grazie a questa bella campagna olearia abbondante. Ecco, come questa del 2017, campagna olearia? È una campagna olearia meravigliosa. Significa meravigliosa? Significa che le quantità sono abbondanti, le qualità sono anche abbondanti, perché quando c'è quantità vuol dire che c'è anche qualità. Di conseguenza le acidità sono molto basse, le olive sono ancora molto verdi, le rese purtroppo, come quando c'è grande quantità, le rese sono sempre un po' più bassine. Rispetto allo scorso anno? È stato un anno molto particolare perché le quantità di olive sono state veramente molto scarse. Quest'anno stiamo facendo diciamo un quantitativo paragonabile quasi all'annata del 2015, che è stata un'annata storica. Perché la gente sta avendo troppa fretta a macinare? Non potrebbe attendere qualche altra settimana? Assolutamente potrebbe attendere, perché quest'anno le olive sono talmente sane. Tutta sta prescia a chi sta andò? La fretta è dovuta al fatto che l'anno scorso, essendo un'annata molto scarica, e allora le case, le persone, la casa non ce n'è più, esatto, non c'è olio, io voglio. Bravo, hanno bisogno di incamerare un po' di olio perché gli è finito. La qualità è favolosa, favolosa.